operazioni di ricerca sono iniziate ieri sera alle ore 19 con delle squadre a terra che hanno cercato di ripercorrere il sentiero che erano stato comunicato dai familiari dei quattro escursionisti che si erano avventurati dalla mattina. Purtroppo raggiunto il Monte Piccolo, la cima del Monte Piccolo, e non sono stati individuati. Pertanto si è fatto ricorso a una strumentazione che ha a disposizione la Guardia di Finanza con l'elicottero in ultima generazione 269. È una strumentazione chiamata InSeaCatcher che permette quindi di intercettare e localizzare i telefoni cellulari. Ieri sera è stato fatto il primo tentativo, purtroppo le condizioni meteo non hanno permesso di poter raggiungere e ripercorrere l'itinerario dei quattro escursionisti. Questa mattina all'alba è stato fatto un nuovo tentativo e alle ore 7 è stata localizzata l'utenza cellulare di uno dei quattro dispersi. Quindi al momento disponiamo delle coordinate geografiche di un telefono, quindi presumibilmente i quattro escursionisti saranno lì vicino. Purtroppo le condizioni meteo non hanno permesso di portare le squadre con l'elicottero, unitamente ai volontari del soccorso alpino, con uscita alpinismo si è tentato di raggiungere questo punto che c'era stato localizzato dall'InSeaCatcher. Arrivati a quota 1008, purtroppo le condizioni meteo sono naturalmente peggiorate e scarsa visibilità, nevicate in atto e le condizioni sono molto rischiose per i soccorritori e pertanto al momento sono ritornati qui in base. Si attende quindi una finestra di bel tempo per intraprendere di nuovo le operazioni di soccorso.